Piacerà anche a chi non piace, la migliore ricetta di broccoli che tu abbia mai visto. In una padella aggiungo 400 g di broccoli, un cucchiaio di sale, e aggiungo acqua fino a coprire, e lascio cuocere per 5 minuti. Terminata la cottura, vado a togliere i broccoli, li metto in una ciotola e li metto da parte. Nella stessa padella metto 250 g di pasta, un filo d'olio, e lascio cuocere per 7 minuti. Adesso in una padella metto 4 cucchiai di burro, e lo faccio sciogliere bene. Quando si scioglie, aggiungo 4 cucchiai di farina di grano e mescolo. Poi aggiungo poco alla volta 700 ml di latte, per non far grumi la nostra crema. Vorrei sapere da quale città o paese ci guardate e ringrazio tutti voi che seguite i nostri video. Sono molto felice che ti piacciano le ricette. Condirò con un cucchiaino di sale. Un cucchiaino di pepe nero. 100 g di mozzarella grattugiata e mescolerò bene. Poi ungerò un vassoio con olio. Aggiungo le tagliatelle. E mettete i broccoli, uno per uno. Prepara questa ricetta di pasta con i broccoli a casa e poi torna qui per dirmi com'è venuta. Sono sicuro che sarà delizioso e piacerà a tutti. Adesso versiamo sopra la crema. Per finire aggiungo la mozzarella grattugiata. Lo metto nel forno preriscaldato, a 180 gradi per 30 minuti. E la nostra ricetta della pasta con i broccoli è pronta. Guarda com'è venuto delizioso. Ora taglia un pezzo e divertiti. Spero ti sia piaciuta questa ricetta. Grazie mille per aver guardato questo video finora. Al prossimo video, ciao!